Amici di Tifosi Palermo, siamo qua al Barbera, pochi minuti dopo la conferenza con due giornalisti noti, Simone Libani e Roberto Chifari. Sensazioni a caldo di questa conferenza che ha poco di conferenza. Buonasera a tutti, amici di Tifosi Palermo. Beh, la conferenza, se volete, la possiamo fare subito, la possiamo riassumere così. Al momento non possiamo dirvi nulla. Ogni domanda è stata praticamente bypassata. C'è stato in incipit un monologo iniziale di commiato, di addio da parte di Zamparini, che ha fatto un excursus relativo ai suoi anni di gestione al timone dell'US Città di Palermo, e poi si è anche scusato, e devo essere sincero, questo l'ho molto apprezzato per i suoi errori, soprattutto negli ultimi anni. Poi è stata presentata questa nuova proprietà, ma in una conferenza stampa di insediamento, e poi passo la parola all'amico e collega Roberto Chifari. Di solito, quantomeno l'identikit del nuovo presidente, quelle che devono essere le sue peculiarità, quella che deve essere la sua nazionalità, non è trapelato nulla. Le uniche risposte sono state: tra qualche giorno, tra qualche settimana, noi ancora dobbiamo fare tanti meeting, vi faremo sapere qualcosa. Punto. A livello giornalistico, mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire. È stata una non conferenza stampa, perché non abbiamo nuovi elementi dai quali partire anche per riflessioni editoriali, trasmissioni, collegamenti radiofonici e quant'altro. Questo in estrema sintesi. Poi non so se Roberto vuole aggiungere qualcos'altro. Ma io posso aggiungere che è stata una bruttissima conferenza, una conferenza chiaramente che non ha avuto nulla di presentazione perché non è stato presentato il CDA, non è stato presentato il presidente, non è stato presentato nessun progetto né a breve termine né a lungo termine, non è stata fatta nessuna presentazione o nessun discorso su quelli che sono i progetti del club. Anche solo per questa stagione c'è una figura di garanzia che dovrebbe essere quella di David Platt, però anche lui è stato molto generico. Non sarà un ha spiegato che darà una mano, ma non si è capito se nella parte sportiva o nella parte del business, perché di questo si tratta. Si sa soltanto che è un fondo di investitori inglesi che hanno degli interessi, e questi interessi vanno tutelati anche a prescindere dalla trasparenza, perché trasparenza non abbiamo avuto. Quindi siamo un po' rimasti con il dubbio di sapere in realtà in che mani siamo finiti. Non ci sono molte informazioni, perché non abbiamo neanche da darvi delle delucidazioni. Io in questi giorni non ho voluto parlare proprio perché non volevo entrare nel merito. Ho aspettato la comunicazione ufficiale che non è arrivata, perché il Palermo non ha fatto nessun comunicato ufficiale. C'è soltanto questo annuncio che è andato su una TV privata che si occupa di economia. E da questo c'è stata poi l'intervista a Zamparini, quindi noi E abbiamo basta. soltanto delle informazioni frammentarie, e su queste noi non possiamo fare nessun tipo di congettura. Sappiamo soltanto che c'è stato questo passaggio di proprietà, ma realmente in quali termini e come, questo ancora non lo sappiamo. C'è soltanto un elemento in questo, come dire, marasma generale, che è emerso, che Zamparini continuerà ad aiutare gratuitamente. Lo ha ribadito a fine conferenza stampa il direttore Rino Foschi: gratuitamente darà un suo aiuto in termini di consulenza, ma forse fuori da Palermo, quando ci sarà qualche meeting anche fuori da Palermo. Perché questa consulenza? Per l'esperienza maturata in questi anni all'interno del panorama calcistico italiano e all'interno, in seno all'universo Palermo. Ma stringi, stringi, tra quello che ho detto io e quello che ha detto poc'anzi Roberto, non ci sono sulla carta elementi nuovi che possiamo fornirvi. Voi direte: ma come? Siete stati ad una conferenza stampa? 300 domande, tutte che hanno ricevuto la stessa identica risposta. Staremo a vedere quello che succederà nei giorni a venire, nelle settimane a venire. Una cosa è certa: la situazione a Palermo, relativamente alle vicende extracalcio, è nebulosa, rimane nebulosa.
Sì, no, passo a te il microfono. No, ma c'è poco da aggiungere a quello che hanno detto i colleghi. La cosa che mi ha molto sofferente di Zamparini, la frase che lui ha ribadito, non sono quello per il quale mi hanno dipinto, è il fatto che poi lui, dopo aver fatto la presentazione, si sia alzato e andato via senza possibilità di fare nessuna domanda, anche ai nuovi investitori, chiamiamoli così, perché non si sa qual è la società, come hanno già spiegato Roberto e Simone, non è stato possibile fare ulteriori domande approfondite perché hanno detto dobbiamo andare a lavorare, quindi non lo so, forse si volterà pagina, forse no, solo il tempo lo stabilirà e noi vedremo, siamo qui, vi informeremo. Ma come ha detto Simone, anche Roberto, abbiamo pochissimi elementi perché ancora non sappiamo il nome della società che ha acquistato il Palermo. Io voglio, guarda, soltanto aggiungere una cosa, è un momento abbastanza triste. Io ricordo proprio su questo spiazzale il 21 luglio del 2002, quando il piazzale era pieno di tifosi incuriositi alla figura di Zamparini. Oggi invece c'erano più giornalisti che tifosi. Vabbè, però è il momento che viviamo. 16 anni dopo sono cambiate tante cose, si è chiusa un'era, se ne sta aprendo un'altra con gli inglesi, c'è molto scetticismo. Io però voglio dire soltanto una cosa, penso alla prossima partita, c'è il Padova e concentriamoci su questo, perché adesso non ci sono gli elementi per parlare. No, colgo questo assist tornando al tema calcistico perché io lo dico da illo tempore, sono stato anche ampiamente criticato nel corso di alcune dirette che ho il piacere e la fortuna di fare oramai da quasi 10 anni con Carlo Cangemi a 7 Gold. Io dico sempre, evitiamo di parlare di fantascienze, molti tifosi mi hanno praticamente bacchettato, ma come, non si può non parlare del closing, non si può non parlare di questo avvicendamento in seno alla dirigenza dell'USC Città di Palermo, ma cari amici, non è che a volte parlare troppo o affidarsi a delle scartoffie, perché al momento è la parola di uno versus la parola di un altro. Noi al momento abbiamo fatto delle trasmissioni sul nulla cosmico, perché come ha detto prima Roberto, anche il presunto comunicato diramato tramite il portale ufficiale dell'US Città di Palermo non è che ha dato ulteriori elementi, non è che ha confermato in maniera netta, perentoria, l'acquisizione dell'US Città di Palermo. Cioè c'era scritto il 100% delle azioni, è stato fatto il nome dell'advisor, è stato fatto il nome di Maurizio Belli, sono stati fatti tanti nomi, però io non ho mai assistito ad una transazione economica, ad una trattativa economica che possa riguardare la vendita di una squadra di calcio, di un'automobile, di un panificio o di un'industria che vale decine e decine di migliaia di euro, ok? Di milioni di euro, scusate, senza conoscere gli estremi della trattativa. Noi qua conosciamo l'estremo A, che è Zamparini, che ha venduto, rimaniamo con questo elemento, l'US Città di Palermo, ma non conosciamo l'estremo B, cioè chi è che ha acquistato il Palermo? È una società? È un imprenditore? È una cordata di imprenditori? La risposta è, come direbbe il grande Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Una buona serata a tutti. Volevo aggiungere che in tutto questo c'è un campionato che il Palermo sta disputando da capolista, il Lecce è solo a un punto e che ha necessità di avere l'apporto del suo pubblico. Non dimentichiamo che i tifosi sono il 12° uomo in campo ed è quello che essenzialmente è mancato anche contro il Benevento, quindi è un momento davvero difficile. Qui il tifoso deve fare una scelta: o fa quadrato e riesce a sopportare questo momento difficile, come dice un vecchio proverbio palermitano, calati iunco che passa la piena, oppure insomma continuiamo con questo atteggiamento disfattista e il Palermo rischia clamorosamente di perdere la promozione. Guardate che non lo dico per scherzo, perché l'anno scorso eravamo capolista e poi tutto è finito così, quindi il tifoso adesso è davanti a un bivio, ha una scelta: o si fida, tra virgolette, come ha chiesto Zamparini, aiutate questa nuova proprietà e ritorna allo stadio ad aiutare la squadra, oppure rimane nel suo atteggiamento scettico e rimane lontano con quello che ne consegue. Perdonami, scusami Dario, poi chiudiamo, ma Zamparini può anche dire, come ha detto prima di alzarsi e andare via dopo il suo monologo, aiutate la nuova società. Il problema è che, uno, Roberto nella cronostoria ricordava quello che successe in principio degli anni 2000, nel 2002, quando Zamparini arrivò e venne accolto come un'autentica rockstar, perché c'era la fame di successo, la fame di calcio in una piazza come Palermo, che a livello di tifo non ha nulla da invidiare a nessuno, ma
mancavano da tanto tempo i palcoscenici privilegiati della Serie A. Adesso Zamparini ha detto aiutiamo questa nuova società, ma la domanda è un'altra: ma qual è questa nuova società? Qua, a parte alcuni ragazzi che hanno fatto due striscioni bellissimi su Tifosi Palermo nel sito tifosipalermo.it, attraverso la pagina Facebook avrete visto sicuramente le foto, a parte questa minoranza di tifosi della Curva Nord 12 che giustamente in due striscioni bellissime hanno detto cerchiamo rispetto e chiediamo cerchiamo sincerità e chiediamo rispetto, a parte loro io non vedo nessuno. Io non vedo nessuno, non voglio entrare in polemica con i tifosi, perché ripeto, io sono palermitano e i tifosi del Palermo li considero tra i migliori al mondo. Però, non lo so, forse perché è completamente finito l'amore calcistico, forse perché si aspetta... Ora, comunque un segnale, la proprietà sulla carta è cambiata, ma dove sono i tifosi? Dove sono i tifosi? Dove sono? E ora parliamo di calcio, se volete. Sì, volevo farvi una domanda. Siccome poco fa Roberto accennava al fatto che è finita un'era, ora se doveste fare un pronostico, anche se non si hanno elementi, ma come andrà a finire? E poi quest'era è veramente finita? Cioè, se doveste fare un pronostico, ma l'era sulla carta è finita perché c'è stato il passaggio di proprietà. Bisogna capire se questa è un'operazione finanziaria per cui Zamparini c'entra in parte o in minima parte, oppure se è veramente un nuovo capitolo. Sulla nuova società non abbiamo elementi per parlare, dobbiamo dare fiducia perché è quello che chiaramente dobbiamo fare, perché si sono presentate 4 persone e quindi come abbiamo dato fiducia... Non ho capito il nome. Sì, quello è. Abbiamo dato fiducia agli arabi in una famosa conferenza stampa fatto in un noto centro commerciale, quindi dobbiamo dare fiducia a queste 4 persone. C'è un personaggio famosissimo come David Platt che ha giocato in Italia, attaccante della nazionale inglese, quindi è lui l'uomo vetrina, l'uomo copertina. Vedremo un po' anche che ruolo avrà. Quindi in questo momento è anche difficile riuscire a capire cosa succederà. Loro hanno detto che servirà ancora qualche settimana, se non mese, perché tutto entri in maniera operativa, quindi la gestione continuerà nell'ordinario con quello che ha già messo avanti Zamparini. Poi si dovrà formare un CDA e solo quando avremo il CDA avremo una visione più chiara. In questo momento però allora... le nubi sono veramente... Scusami, finisci. No, le nubi sono veramente fitte. A proposito di nubi, CDA, qualche settimana, qualche mese, tutto legittimo. Ma allora perché questa il perché della conferenza stampa oggi, di oggi? Cioè non abbiamo un elemento, non c'è stata data alcuna risposta. Ci sta a prendere tempo, ci sta a pianificare strategicamente un percorso da costruire insieme, perché una squadra di calcio, voi sapete benissimo, è a tutti gli effetti un'azienda a 360 gradi. E allora io questa conferenza, ma lo dico anche in termini di forma, di comunicazione, di trasparenza, uno degli errori, ora non voglio fare un'ulteriore digressione perché dobbiamo chiudere la diretta, ma uno degli errori più grandi di Zamparini in questi ultimi anni è stata la mancanza di trasparenza, lo diciamo sempre. Perché se Zamparini avesse detto è finita l'era Berlusconi al Milan, è finita l'era Moratti all'Inter, eccetera, eccetera, è finita l'era Sensi alla Roma, eccetera, 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 ragazzi, statemi vicino, puntiamo a fare dei dignitosi campionati di Serie A. Il palato fino, raffinato, che era così diventato negli anni del popolo rosanero, magari il primo anno sarebbe stato un po', no, risentito, però poi dopo la situazione sarebbe rientrata, perché il palermitano è una persona intelligente, una persona di cuore, una persona che capisce i problemi che può avere la sua squadra. Non c'è stata trasparenza e ora giustamente la Curva Nord 12 con questi due bellissimi striscioni dice chiediamo sincerità, chiediamo rispetto, chiediamo trasparenza. Ma forse mi sbaglierò e spero vivamente di sbagliarmi, ma come si può, con quali presupposti si può iniziare una nuova era se già si inizia senza la trasparenza? Questa è la mia riflessione finale, vi auguro una buona serata. Concordo. Io invece voglio sperare di tornare a parlare solo di calcio giocato. Buona serata a tutti. Ringraziamo i lettori e alla prossima. Buona serata.